Vediamo se le blu le bruciamo, magari mi faccio anche le rosse. Le prime 10 le ho fatte un po' troppo veloce per i miei gusti. Allora, come vedete, le prime 10 ce le abbiamo fatte. Le abbiamo fatte in stream l'altro giorno in un VOD che però è dovuto volare. Io ovviamente non le ho viste, cioè non ci mancherebbe neanche da dirlo. Andiamo a vedere come sono. Quello che mi auguro è che non ci sia quella merda di snow car che mi fa cacare. Ok, questo è full speed. Magari non sul muro. Ma che cazzo è sta cosa? Ok, quindi poi è... vabbè, tutta full speed in realtà. Ma che cazzo è? Tutta full speed con... le diverse platform. Ok. La snow car è una delle cose che mi ha fatto allontanare dal gioco. Quel cesso mi fa caca. Cosa fondamentale su Trackmania, ricordatevi sempre, proprio consiglio basilare. Poi il resto sono tutti molto più esagerati su vari speed, speed boost e cazzi. Importante è non saltare, non saltate mai con la macchina. Poi qua ci sono da fare mille altre cose volendo, ma che non è nel nostro interesse fare. Qua penso che la linea giusta sia questa. Qua potrebbe essere lei. Qua non salti. Fai così. Inizia a girare cercando di fare un minimo di speed boost dove lo riesco a vedere, perché su dirt e cazzi non riesco. La roba del genere. Ok, 11. L'importante sui giochi di auto è non rimorchiarsi un puttanone, se no pesa di più e fa più attrito la macchina. Ci va solamente una persona in macchina, Hitman. Io non penso che quello che stai dicendo sia un grande aiuto qui, lo sa. Ok, che cazzo è questa? Che è full dirt? Immagino che prendere il muro non sia concepibile. Perché c'è una strada anche a destra? Vabbè. Ok. Vabbè, abbastanza... questa è abbastanza carina, dai. Boom. Giù così. Che bello che sei su Trackmania, Marzo. Entri qua. Fai la marcia da dritto. Esci largo senza però toccare. Ti metti dritto e cerchi di rimanere il meno possibile. Qua vai largo e poi stringi tutto dentro. Se lo fai bene vai a filo. Purtroppo io bene non l'ho fatto. Boom. Qua così, così. E via. Tu pensa, ho preso il muro e comunque l'autore basta. Quindi devo dire che non è proprio un autore molto complesso. Però, solo questo inizia col ghiaccio. Particolare il ghiaccio. Cosa mi vorrai dire? Attenzione, questo mi spegne il motore. Rimbalzo. Quarter pipe. Qua sicuramente lo devi fare molto più basso di come l'ho fatto io. Un saltino. Qua devi avere un po' più di velocità. Che cazzo è? La neve, così. E qua dovrei fare una roba del genere, penso, per non prendere il salto. Già, comunque è troppo alto il salto. Estremamente alto il salto. Però mi fa strano... ah, ok. Sono io che ho la mamma puttana. Sì, ok. Sì, ma qua arrivo troppo veloce. Qua arrivo troppo veloce. Devo fare quello più basso. Quel cazzo di quarter pipe. E poi ce l'abbiamo.
Niente, niente, non è abbastanza veloce. Ok, ah beh, ma in realtà non basta, cioè non serve manco essere veloci. I'm messing on me. Perché è cringissimo quello italiano, non ce la faccio, mi cringe da morire. Io non so fatto per stare in mezzo al cringe, non mi riesce. C'è chi è bravissimo a rendere delle situazioni cringe. Ok, io non ce la faccio. Io mi cringio e basta. È il motivo per cui pure ieri il video quello di Gnabry che scopa lo guardo con molta stranezza. 14. Questa è la macchina che odio. Ah, ho capito. Questa è la macchina che odio, questa mi fa cacare. Mamma mia, è terribile, porco Dio. Ok. Palo. Palo, palo, fuori. La merda. Ok, da levarci un secondo, se può fa. Mica avevo perso parecchio. Ok, manca un decimo, sì. Marzo, se Virtual ti chiedesse una collab. Ah, l'ho fatto con Scrapi. E perché non Virtual? Il problema è che Bisogna, come cazzo si dice, un po' masterare un po' meglio l'inglese per poterli parlare un po' di più. Porco Dio! Vabbè, non era così complessa questa, devo essere onesto in realtà. L'autore è veramente barbarico. Vabbè, 15. Ok, che cosa sei tu? Set me free! Allo? Cazzo di mappa è questa? Questa sembra carina. Più complessa, eh? Era qua. Una roba del genere qua, probabilmente qualcuno di questi tagli perché ne vale la pena. Pure se vai sulla penalty. Home. Ok, una merda. Dobbiamo levarci parecchio, questa va capita un attimo, eh. Ok. Qua. Sbagliato. Qua cattava. Ho cattato male troppo. Perso un botto. Qua era così.
Qua non mi ricordo se faceva così, vabbè. Porco Dio. Però già ci siamo, eh. Mamma mia. Come è uscita questa? Come ne è uscita di merda questa, però? Penso che questo sia autore. Sì. Pem 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 pem. Fatte senza troppe difficoltà, quindi andiamo pure alle rosse, sperando che la difficoltà si alzi un filo. Ok, 50 secondi. Oh, sausage block. Praticamente sausage block. Ah. Cruise control. Ok, se non sapete che cos'è il cruise control, male, perché esiste anche nelle macchine vere. È la velocità stabile. Quindi vuol dire che quando passi il checkpoint, in questo caso, con quella velocità, poi ci rimani, non puoi accelerare. E questa non è minimamente full speed, però. E poi questa è la fine, ok. Buonasera Franz, buona corsa cuore rosso. Ho sbagliato il drift alla fine. L'avevo fatto, eh. Ah, l'ho fatto comunque. 17, via. No, il legno. No, già mi sta sul cazzo, eh. Già mi sta sul cazzo. Come suggerisce il nome, i mongoli rappresentano una popolazione asiatica nomade che risiedeva inizialmente nell'odierna Mongolia orientale. Già dalla dinastia Tang dei cinesi erano considerati una minaccia, ma furono confusi con i tartari, che rappresentavano la tribù più estesa delle steppe. È la peggior mappa di sempre, dai. Sì, che cosa? Follia. Parichino. Number 18. Maui e Tech. Mio fratello portoghese.
Vedi, mo il problema è che ti sei abituato a con quanto gira quell'altra, e questa pare che non gira. No, però sto Sage Tech è proprio una merda. Meno male che ha driftato, dai. Bella questa, questa è tosta, eh. No, saltato. Nice!